Buon pomeriggio, benvenuti a questo webinar presentato da Emerasoft, il partner italiano di Nexus Sonatype. Spero che l'audio funzioni bene, se ci sono dei problemi potete comunicare con noi via chat, che trovate in basso a destra. Infatti siete in modalità muta. Io sono Maria Chiara Ambrosio del Dipartimento di Marketing di Emerasoft e vi presenterò brevemente la nostra società. Con me ci sono Ikka Turunen, Solution Architect di Sonatype, e il mio collega Federico Pagnotti, che in questo webinar commenterà i risultati di un'analisi fatta da Nexus Sonatype sulla supply chain del software e di come le soluzioni Nexus a livello enterprise vadano a supportarne l'ottimizzazione. Se avrete delle domande, potrete scrivere a Federico via email, che sarà felice di rispondervi. Alla fine del webinar vi lasceremo i nostri contatti di riferimento. Emerasoft è nata 10 anni fa. Operiamo su tutto il territorio italiano con uffici a Torino e a Roma. Negli anni abbiamo consolidato la nostra expertise attraverso la collaborazione con i nostri clienti sul campo. Utilizziamo un approccio molto pratico. La nostra mission non si limita al supporto del cliente su singole attività, ma abbraccia l'adozione di diverse discipline. Trovandoci davanti a sfide sempre diverse, incrementiamo costantemente la suite di tecnologie che rappresentiamo. Oggi le nostre divisioni si occupano principalmente di Application Lifecycle Management, di Security, di Usability, di Software Testing, di Service Oriented Architecture e di metodologie DevOps. Oggi parleremo dell'ambito DevOps. Abbiamo selezionato sul mercato una serie di strumenti capaci di supportare l'accelerazione dei rilasci e di riuscire a rispondere alle pressioni del mercato in tempi rapidi, dando al contempo molto risalto agli aspetti legati alla qualità. Da anni ci occupiamo di ALM, quindi di gestione dei requisiti, gestione dei processi e delle attività, secondo il principio fondamentale della collaborazione. Siamo dunque esperti di tutto quello che è l'ambito di implementazione e manutenzione applicativa, di cui il DevOps è espressione. Le soluzioni DevOps che rappresentiamo promuovono la collaborazione tra team e l'integrazione dei processi, che sono fondamentali per poter attuare quella continuità tipica delle metodologie di continuous delivery, continuous integration e continuous acceleration. Continuità che va garantita attraverso l'eliminazione di tutti i rischi legati al processo applicativo. Gli aspetti che andiamo ad analizzare oggi prendono in considerazione le vulnerabilità legate all'uso di componenti open source. Ora passo la parola a Ikka per una breve introduzione su Sonatype come azienda e del perché abbiamo deciso di fare questa analisi della supply chain del software, che poi Federico commenterà successivamente. Ikka. Thank you very much. Hello to everybody. My name is Ilkka Turunen. I'm a solutions architect here at Sonatype for the EMEA and Asia-Pac region. Unfortunately, I cannot speak Italian, so I'll keep my English mumbling short and sweet to just kind of introduce you guys to what is Sonatype and what we have been doing over the last few years. Can we get the slide for that I put in the deck? Here we go. Thank you very much. So Sonatype was founded in 2008 by a couple of guys named Jason Van Zyl and Brian Fox. Jason and Brian had developed a new type of a little enterprise tool for managing builds in Java. This tool was known as Maven. Maven rapidly became really popular amongst Java developers because it really helped them not only create builds faster, but also manage their dependencies. And Maven is attributed to be one of the key drivers of normal and common software development today within the Java ecosystem. And in fact, Maven, with its over 9 million downloads across the globe, has become the world's most popular enterprise and, well, regular build management tool. After these guys built Maven and saw its popularity rise, they decided to found a service called Maven Central, which we nowadays we call the central repository.
The central repository is the world's biggest collection of binary Java artifacts, cataloging everything from Java libraries to different dependencies that you can use as a part of your Maven build. And to this day, Maven, in its default configuration, will aim to fetch any dependencies that you list from within Maven Central. Maven Central has become a cornerstone of today's software development ecosystem within the Java environment, and we as Sonatype act as custodians for the Maven Central. As of this speaking, it has over 1 million and 10,000 unique artifacts. Archived in there for your consumption. After the guys had their run with Maven, they decided to launch a new product for hosting private Maven repositories, and this became known as the Nexus repository. The Nexus repository is the world's most popular binary artifact manager and repository manager with over 60,000 downloads across the world. It has an open source version, and it's much beloved by the community, who generally across the world use it as a key cornerstone part of their DevOps ecosystem. So as a part of a DevOps and continuous delivery tool chain, Nexus is 80% of the time the choice of pretty much every developer trying to archive their binary artifacts. And finally, over the last few years, because we've really seen this development move more towards this kind of modularized approach, more and more software uses open source components, because using open source and external libraries makes developing your software faster and easier. It makes you do less work from the ground up, and it allows you to reuse components and pieces of code that you normally wouldn't really have to do. And you don't have to pretty much reinvent the wheel every single time you work on machines. So our latest foray has been creating solutions to manage this life cycle of products and manage this software development life cycle. My colleagues over at Emerasoft will lead you into what we mean when we talk about the development lifecycle, and why exactly we want to bring about understanding and visibility of the software development ecosystem. But to just kind of give you a point, last year we realized that we have a massive amount of traffic happening in the central repository, and we decided to do a little bit of analysis on what exactly is stored within the central repository, and what exactly constitutes these 17 billion downloads. Even more so, we were very interested in finding out, what does that entail in terms of risk? What kind of risks are people downloading into their organizations every single day? And what kind of licensing spreads and other security vulnerabilities would that entail into your organization? More so, we found that about 80% of those downloads were coming from developer machines. So after we ran the numbers, we became so astonished with the results that we decided to share our findings within a report. Now, I'm going to hand over to my colleague over at Emerasoft to continue and lead you exactly to what this means. But Sonatype has been a part of the software development ecosystem for a long time now, and we are arguably one of the key enablers of modern software ecosystems. And I'm personally very excited to share this with you today, and I hope everybody gets something really informative out of this. Thanks, guys. Thanks a lot, Ilka. Sono Federico Pagnozzi. Ho ringraziato Ilka, che è stato un graditissimo ospite,
E direi che a questo punto possiamo cominciare con quella che è effettivamente l'analisi di quello che è questa presentazione di questo webinar. Sulla base di una serie di studi che sono stati fatti, ovviamente, siamo partiti dall'idea che ogni processo manifatturiero si basa su una supply chain ben definita che permette di ottimizzare tempi e costi di produzione. Chiaramente il parallelo più semplice da mettere, per mettere in evidenza questo tipo di processo è quello di basarsi su quello che è il processo di assemblaggio, per esempio, di veicoli. Infatti in questo caso vediamo che si tratta di avere dei produttori che si affidano a dei fornitori che garantiscono la fornitura di semilavorati necessari alla costituzione del prodotto finito. Chiaramente la cosa più importante all'interno di una supply chain è fare in modo che il numero di fornitori e il numero di prodotti di semilavorati possa venire incontro a quelle che sono le necessità dell'azienda, sia in termini di efficienza per quanto riguarda il delivery dei prodotti, dei vari componenti, che per quanto riguarda ovviamente la qualità e l'ottimizzazione dei costi e dei tempi. Chiaramente è molto importante che ogni singolo particolare che va a comporre poi quello che sarà il nostro prodotto finito abbia dei requisiti di qualità che siano in grado di garantire all'utente finale quello che è un elevato livello di qualità, soprattutto per il fatto che con l'evoluzione che c'è stata in questi ultimi anni nella catena dello sviluppo software, le richieste di qualità e di delivery del prodotto finito sono sempre maggiori. Mutuando un po' il concetto dal mondo automobilistico, abbiamo tra l'altro in questi giorni anche esempi abbastanza importanti a livello mondiale sul fatto che ci sia un livello di importanza molto alto per quanto riguarda la tracciabilità di tutte le componenti che vanno a costituire quello che poi alla fine è il prodotto che viene utilizzato. È importante sapere, per esempio, ovviamente qui viene rappresentato un bullone, sapere su quante manufatti viene installato questo particolare prodotto per eventualmente poter correre ai ripari nel momento in cui ci dovessero essere dei problemi. Per affrontare questo genere di discorso, Derek Wicks, che è il VP di Sonatype, ha impiegato circa 3 mesi analizzando circa 106.000 organizzazioni per cercare di capire effettivamente a che punto siamo con la supply chain del software. Supply chain, termine mutuato, come dicevamo prima, dall'industria automobilistica, proprio perché i punti di contiguità tra l'industria manufatturiera normalmente definita e l'industria del software sono via via crescendo, essendo un modello che ha dato nel corso degli anni chiaramente la possibilità di ottimizzare i processi produttivi. Giusto per guidarci all'interno di questo viaggio sulla nostra supply chain, abbiamo pensato di mutuare quelli che sono i vari tipi di passaggio dal supplier, ossia dal fornitore iniziale, che noi intendiamo come i progetti open source, per passare al warehouse, ai suoi magazzini, che noi vediamo come component repositories, i manufacturers, che rappresentano i team di sviluppo all'interno delle organizzazioni che fruiscono dei progetti software e dei vari componenti, per arrivare ovviamente a quello che e poi il prodotto finito che deve essere messo in produzione. Cosa è emerso nel corso di questo studio? È emerso semplicemente il fatto che, soprattutto negli ultimi anni, con l'ammodernamento dello sviluppo software ci sono stati enormi cambiamenti, ma allo stesso tempo è il dato, se vogliamo, più allarmante, è che i processi che sono coinvolti all'interno di questo genere di sviluppo
non sono riusciti a stare al passo con quello che è stato l'evoluzione dello sviluppo software stesso. Quindi se da un lato ci ritroviamo con la necessità sempre crescente di avere dei time to market sempre più ristretti, allo stesso tempo dobbiamo capire che i processi che fino ad oggi abbiamo utilizzato non sono più sufficienti a garantirci la qualità che noi vogliamo dal nostro software. Giusto per dovere di cronaca, è importante far presente che sebbene sia uno studio che è stato effettuato da RQX, di Sona, Type, abbiamo cercato di mantenere il più trasversale possibile questo studio, affidandoci anche al parere di personalità del mondo dello sviluppo software, a partire da John Willis, che è l'organizzatore dei DevOps Days, fino a Gareth Ashgrove, o a Nigel Simpson, e passando per Jim Keane, che è il coautore del progetto Phoenix. Perché è così importante a questo punto cercare di capire la strada da percorrere per arrivare a quello che è un processo più snello, veloce e redditizio possibile? Questa slide è abbastanza esaustiva da questo punto di vista. Siamo passati nel giro di circa 7 anni da una richiesta di download di circa 500.000 download per arrivare fino a 17 miliardi di download. Questo significa che il fattore di crescita indica un incremento di circa 34 volte quelle che erano le richieste di download di 7 anni fa. 7 anni fa, 7 anni sono un periodo molto lungo nel mondo dell'informatica, come tutti sicuramente noi sappiamo bene, però l'idea che le richieste di download di componenti open source siano aumentate di 34 volte, secondo me rende molto bene l'idea sul fatto che effettivamente in questo momento sia necessario che tutti i processi di sviluppo debbano essere assolutamente rivisti e rimodernati. Tenete conto che sulla base delle iniziative che sono state fatte, di questi studi, come vi dicevo, sono state prese in considerazione circa 106.000 organizzazioni. Ed è risultato che il 90% delle componenti che vengono utilizzate nello sviluppo di una qualunque applicazione fanno parte dell'ambito open source. Questo significa che ovviamente solamente un 10% di codice scritto dalle organizzazioni, dai team di sviluppo. E questo significa che ovviamente il mercato dell'open source ricopre una fetta che ormai non è più da considerare assolutamente imprescindibile all'interno di questo mondo. Ovviamente per cercare di ottenere i risultati migliori, quello che ogni organizzazione deve fare è cercare di individuare quelli che siano i pain point principali all'interno dei nostri processi, cercando di riutilizzare le best practices aziendali e ovviamente di affidarsi a una serie di fornitori, una serie di, in questo caso, come dicevo, di progetti open source che siano in grado di incontrare quelle che sono le nostre esigenze. Va da sé che ovviamente una catena di automazione deve pensare che ci siano alcuni punti che sono assolutamente imprescindibili. Il primo tra tutti è quello di avere il minor numero possibile di fornitori, questo per ovviamente fare in modo che sia sempre più semplice entrare in contatto con quelle che sono le realtà da cui noi attingiamo per avere le nostre risorse, ovviamente senza tralasciare il fatto che qualunque genere di fornitore deve dare la possibilità o deve garantire che le parti che noi andiamo a prendere dai nostri, chiamiamoli magazzini, comunque dai nostri progetti, abbia un livello qualitativo
sempre il più alto possibile, ovviamente in linea con quelle che sono le esigenze. E allo stesso modo, ovviamente, dobbiamo avere la possibilità di tracciare tutto quello che è tutte quelle che sono le componenti che noi utilizziamo all'interno dei nostri progetti, perché chiaramente nel momento in cui ci dovesse essere qualunque genere di miglioria da apportare, dobbiamo sapere nel minor tempo possibile come fare per riuscire a intervenire sul nostro artefatto. Questi tre punti tendenzialmente sono quelli su cui noi ci possiamo focalizzare per cercare di arrivare a quella che in realtà poi non è nient'altro che la soluzione alla maggior parte dei nostri problemi, ossia l'automatizzazione nella catena di montaggio del nostro software. Questo perché ovviamente nel momento in cui abbiamo delle best practice collaudate, abbiamo delle parti, dei componenti che siano affidabili, dei quali conosciamo vita, morte e miracoli, ovviamente possiamo pensare di renderli parte integrante di un processo di automazione che renda la possibilità di errore, la possibilità di failure molto più bassa rispetto a quello che potrebbe essere nel momento in cui ci dovessimo occupare di fare a manina tutti i vari passaggi. Per partire nell'analisi di quello che è tutto il nostro ciclo di vita, ovviamente la cosa più basilare, da cui partire è il numero di fornitori dei nostri progetti software. Quindi parte fondamentale ovviamente per avere un software di qualità è che le sue componenti abbiano delle garanzie di qualità che siano abbastanza alte. Se voi tenete conto che nel corso degli anni, nel corso dell'ultimo anno in realtà abbiamo avuto un numero che va molto vicino al milione di componenti che sono state scaricate da un insieme di circa 108.000 fornitori e che vanno a impattare su 11 milioni di utenti del mondo open source, capite quanto sia importante fare in modo che tutto il materiale che noi dobbiamo utilizzare, che noi abbiamo a disposizione, sia rispondente ai requisiti dei nostri progetti. Purtroppo però dobbiamo anche considerare che il mondo dell'open source, che per sua natura garantisce livelli di sviluppo e di qualità molto elevati, proprio per la sua morfologia ci viene da pensare che ogni componente tipicamente venga aggiornato 3 o 4 volte all'anno. Questo significa che nel momento in cui noi ci troviamo a dover scaricare dei componenti, fare richiesta di download di componenti da inserire all'interno del nostro prodotto finito, ci troviamo sempre nella difficoltà di sapere se un prodotto, se una versione sia quella più aggiornata, se sia anche quella più sicura, se sia più giusta e se la sua integrità dal punto di vista del licensing, ad esempio, sia conforme con quelle che sono le esigenze del nostro sviluppo. Tenete conto che in media ci sono circa 240.000 download annuali e possiamo attingere da circa 7.600 progetti open source, il tutto per un numero di circa 18.000 versioni con le quali noi purtroppo ci dobbiamo andare a scontrare. Vedendo quelli che sono questi dati, ovviamente risulta chiaro che non è così immediato poter fare una scelta su quelli che sono i componenti migliori da poter installare o anche i componenti più adatti, se non abbiamo la possibilità di dotarci di strumenti che in qualche maniera ci guidino e ci rendano più veloce la scelta di questi stessi componenti.
Tra l'altro sulla base di diversi studi che sono stati effettuati, per cui è uscito anche un articolo Almost Big to Fail, quello che emerge è che all'interno di queste 106.000 organizzazioni che noi abbiamo studiato, il dato allarmante appunto è che il 59% dei problemi che emergono sul software che noi abbiamo, sulle applicazioni che vengono rilasciate, il 59% dicevo non vengono direttamente riparati, nel senso che ben sapendo, conscio e consapevole del fatto che ci siano dei problemi, che ci siano dei bachi, comunque rimane una importantissima parte che non viene presa in considerazione, o se viene presa in considerazione non viene comunque fatto un granché per migliorarla. Altro dato decisamente molto allarmante è che un 41%, sia la parte rimanente, sì, viene sottoposta a bug fixing, però come vedete la media di giorni in cui viene risolto l'eventuale problema che si viene a creare è veramente alta, perché 265 giorni per mettere a posto un bug significa che l'applicazione comunque per lungo tempo, per circa un anno, rimane instabile o comunque rimane problematica per quello che sono gli utenti. L'ultimo dato ovviamente non fa che accrescere quello che sono poi in realtà l'ipotesi che abbiamo visto precedentemente, ossia che solamente una piccolissima parte viene ridotta, viene aggiustata, viene fissata entro una settimana, 7 in questo caso indica i giorni di lavorazione. Ovviamente è impensabile nel momento in cui vogliamo rilasciare delle applicazioni che siano sicure, che siano di qualità e che vadano incontro a quelle che sono le specifiche di progetto, avere dei dati che fanno risaltare queste lacune, queste mancanze. Per fare questo, ovviamente, quello che dobbiamo pensare è di avere a che fare con dei warehouse, dei component repository che in qualche maniera siano assolutamente affidabili. Come diceva giustamente Ilka, il mondo dei component repository è abbastanza variegato e all'interno di questo ovviamente ce ne sono alcuni che, come Maven Central, che ovviamente ricoprono un ruolo principale. Questi dati che vedete in questa slide riassumono brevemente quello che sono gli utilizzi dei prodotti open source e della loro crescita nel biennio 2014-2015, biennio che ovviamente stiamo vivendo in questo momento, e sono dati che tra l'altro, se avete piacere, potete andare a verificare sul sito modulecounts.com dove vengono aggiornati di continuo. Giusto per fare alcuni numeri, giusto per capire quanto, a che livello siamo, potete vedere che centralsonatype.org, ossia l'open repository di cui stiamo parlando, di Sonatype, ha un volume di download di 17 miliardi, è il più grande in assoluto, ma non è questo che noi interessa. Chiaramente ci fa piacere avere come partner un'azienda che abbia la capacità di gestire questo genere di dati, però quello che ci rende sicuramente, che ci serve moltissimo è che questo studio che noi stiamo guardando in questo momento si basi appunto su un numero di download che sicuramente fa statistica. Tenete conto anche del fatto che una delle più grosse lacune del mercato open source nasce dal fatto che a fronte di 985.000 componenti open source che vengono scaricati, tra l'altro una piccola parentesi, 985.000 è
è un numero che faceva riferimento all'aprile di quest'anno. Questo numero aumenta di circa un migliaio di unità alla settimana, quindi in questo momento abbiamo sicuramente superato il milione di componenti open source che vengono scaricate. Come dicevamo prima, ogni componente tipicamente subisce 3 o 4 aggiornamenti all'anno, e la cosa che mette ovviamente in difficoltà è il fatto che, trattandosi di software open source, le politiche di aggiornamento, di comunicazione di questi aggiornamenti del software non seguono quelle del software, fatemi dire, a pagamento, tant'è che la struttura stessa delle organizzazioni commerciali fa in modo che tutte le volte che esca una nuova release, che tutte le volte che esca una nuova versione del software, coloro che hanno acquistato una licenza, ovviamente, in teoria, insomma, dovrebbero venire avvisati e comunque dovrebbero poter fruire delle ultime versioni, delle versioni più stabili, delle versioni debuggate secondo quelle che sono i riscontri che si hanno dall'utenza. Ovviamente quello che noi cerchiamo di fare e che Sonatype si è impegnata a fare è creare una soluzione che vada a aiutare tutti gli utenti delle componenti open source per fare in modo che tutti gli utenti possano fruire di quelle che sono le ultime release, le ultime versioni. Se verifichiamo quello che attualmente negli ultimi 2 anni è successo è che al Central Repository ci sono 2 modi per accedere tendenzialmente: quello di andare direttamente dal team di sviluppo a cercarsi i vari componenti nei vari magazzini, tipo Maven Central ad esempio, oppure utilizzare dei repository manager che hanno la grossa capacità di tenere aggiornato quello che è l'elenco delle nostre componenti, le componenti di cui fruiamo. Attualmente nel mondo dello sviluppo software esistono fondamentalmente 2 scenari, i build tool, i team di sviluppo eccetera, che vanno ad attingere direttamente dai repository pubblici come Maven Central, Puppet, piuttosto che Mozilla o Safari, quelle che sono le componenti necessarie per lo sviluppo software, così come sono, ovviamente mettendoci il tempo necessario, andando a scegliere le versioni che si suppone possano essere più utili e più funzionali. Esiste un altro metodo, che è il metodo secondo noi, secondo Sonatype, che è più efficiente ed efficace, che è quello di inserire un qualche cosa in mezzo tra il team di sviluppo e il repository pubblico, ossia un local repository che abbia la capacità di tenere aggiornato, di tenere traccia di tutte quelle che sono le variazioni che vengono fatte sui repository pubblici, in modo da garantire al team di sviluppo che le componenti che vengono utilizzate siano componenti sempre aggiornate e che soprattutto siano componenti fruibili. Fruibili in questo caso mi riferisco ai problemi di licensing. Spesso vengono utilizzate delle componenti che hanno delle licenze che prevedono sì l'utilizzo di queste componenti come si desidera, ma non per farne strumenti che possano venire commercializzati. Purtroppo, l'analisi qui è decisamente impietosa, come vedete attualmente nell'ambito dello sviluppo il 95% dei downloads che vengono effettuati dalle organizzazioni sono ancora del primo tipo, ossia il download diretto, andandosi a cercare a manina quelli che sono le componenti necessarie. Purtroppo inducendo purtroppo
ha degli errori che potrebbero essere evitati o quantomeno circoscritti con l'utilizzo di repository locali. È una pratica che, come vedete, è ancora molto, molto poco utilizzata. Attualmente, ovviamente, quello che succede è che nella nostra catena di montaggio, dopo aver visto quello che sono i progetti open source da cui attingere, quali sono i component repository a cui noi possiamo effettivamente andare ad attingere, rimane ancora un anello della catena che riguarda il software, i team di sviluppo software. Team di sviluppo software che ovviamente all'interno del nostro mercato, come stavamo dicendo poco fa, hanno dei tempi di time to market che sono sempre più rapidi e che purtroppo non si sposano assolutamente con quello che è il processo attualmente in essere. Molto spesso che cosa succede? Succede che il team di sviluppo va a scaricarsi i componenti, li collega tramite i team di sviluppo, dopodiché c'è una parte legale dell'azienda che va a verificare che tutti i componenti che vengono utilizzati siano conformi alle normative, un team di qualità che va a verificare che tutte le componenti non presentino colli di bottiglia, non presentino vulnerabilità all'interno del nostro processo, e questo tipicamente porta via da un paio di giorni a un paio di settimane, tempistiche che sono chiaramente in disaccordo con quello che è poi il requisito fondamentale, ossia un time to market sempre più veloce e una qualità del software sempre crescente. Questo perché? Perché ovviamente quando noi parliamo di 240.000 componenti scaricati annualmente, non possiamo pensare che ci siano dei team di sviluppo che riescano a fornire il prodotto finito al reparto legale di un'azienda, che questa azienda riesca a verificarli tutti e dare il placet per la loro pubblicazione. E ovviamente questo comporta purtroppo una semplice constatazione, ossia che nel momento in cui noi non abbiamo la possibilità di avere una policy che riguarda l'open source, ci ritroviamo ad avere a che fare con l'annosa scelta che è lasciamo tutto così com'è, lo mandiamo in produzione lo stesso, oppure perdiamo del tempo con i nostri reparti legali, come dicevo prima. E purtroppo molto spesso la risposta è quella: se non riusciamo a fare in modo che vada bene per i nostri progetti, allora facciamo che non farlo direttamente e speriamo che poi la soluzione sia che poi non spuntino fuori delle grane nel momento in cui il software viene rilasciato. Come si fa a ovviare a questo problema? Beh, tendenzialmente la cosa più importante da fare sarebbe che all'interno di ogni organizzazione ci fosse una policy di open source in grado di affrontare questi discorsi, ma per poterli affrontare in maniera produttiva, quello che noi dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che molto spesso le policy aziendali che prevedono appunto l'utilizzo di componenti open source vengono scritte su file Word, vengono scritte magari anche su degli strumenti un po' più evoluti, che però non sono assolutamente integrati all'interno di quello che è il nostro sviluppo. Quindi torniamo di nuovo da capo, lo sviluppatore cerca di lavorare in maniera più veloce e proficua possibile, dopodiché tutto il tempo eventualmente guadagnato viene perso perché ci sono dei reparti che non sono integrati con lo sviluppo software che devono andare a verificare che il rilascio sia conforme a quelle che sono in realtà le esigenze o le leggi. Tenete conto del fatto che in questo momento, fatto 100,
l'utilizzo dei componenti che ci sono all'interno di un progetto, di un'applicazione, il 27 di questo è, fa riferimento a versioni che sono sorpassate, che non sono versioni aggiornate. Ovviamente ad oggi, stando le cose come stanno, senza una policy adeguata o quantomeno con una policy adeguata ma difficilmente compatibile con le esigenze di mercato, bisogna trovare delle soluzioni che siano alternative. Un esempio è molto semplice, per esempio nel momento in cui noi dovessimo andare a scegliere un impianto di scarico per un Range Rover, noi abbiamo a portafoglio, qua ce ne sono rappresentati solo 8, ma abbiamo circa 20 tipi di scarico differenti. È molto facile in questo caso incorrere in qualche problema, vanno tutti bene, si possono montare tutti, però poi alla fine ognuno dà dei riscontri differenti. Tenete conto che questa macchina è studiata per avere un determinato tipo di scarico, il nostro software è studiato per avere delle determinate caratteristiche, dei determinati risultati, quindi nel momento in cui noi utilizziamo un componente che non sia conforme con quello che sono le specifiche, non otteniamo il risultato che avremmo voluto. Come funziona attualmente la maggior parte della ricerca? Beh, questo è abbastanza esplicativo, funziona che chi ha bisogno di andare a prendere un componente fa una ricerca su Google, i risultati che vengono fuori li analizza, mettendoci il tempo che ci deve mettere, quindi anche qui perdendo parecchio tempo, e poi alla fine installa quello che si può installare, installa quello che è la parte o il componente che ci sembra più adeguato per quelle che sono le nostre esigenze. Però purtroppo non è sempre facile riuscire a imbroccare quello che è il componente giusto. Tant'è che per quanto riguarda poi le applicazioni software che vengono sviluppate, che è anche l'ultima parte della nostra supply chain, risulta che su un'analisi di circa 1500 applicazioni abbiamo 106 componenti che non sono aggiornati, il 24% che hanno delle vulnerabilità che sono conosciute e che sono anche documentate, e addirittura un 9% che ha delle licenze restrittive. Questo, cosa che ovviamente forse è la più grave, perché mette in difficoltà poi proprio anche il reparto legal di ogni azienda. Giusto per fare un po' il riassunto di quello che succede: nel momento in cui noi andiamo a rilasciare un software, ci accorgiamo una volta in produzione che c'è qualche cosa che non va, dobbiamo essere in qualche modo consci del fatto che dobbiamo andare a ritroso a vedere quelle che sono le componenti che noi abbiamo installate. Quindi abbiamo bisogno di tracciarlo, e abbiamo poi la difficoltà di andare a risalire a tutti quelli che sono le applicazioni che sono coinvolte nel BAC o nella licenza restrittiva che noi siamo andati ad utilizzare. Giusto per fare un esempio di quello che succede sempre nel mondo automobilistico, vedete che per esempio quello che è successo sul mercato, vabbè, qui si parla di Jeep, per fortuna o purtroppo, insomma, non risulta ancora Volkswagen, però grazie al fatto che tutte le componenti siano tracciate, grazie al fatto che si sappia su quali modelli, con che numero di telaio, eccetera, abbiamo installato determinate componenti, le case automobilistiche, per esempio in questo caso, sono state in grado di risalire al fatto che ci sono da richiamare 230.000 veicoli. E quindi in questo modo almeno si ha immediatamente la possibilità di valutare quello che può essere l'impatto sul mercato e sull'impegno che viene richiesto al nostro team di sviluppo. Come possiamo fare per migliorare tutto ciò? Beh, per migliorare tutto ciò fondamentalmente quello che possiamo fare è cercare di dare delle armi sempre più potenti
agli sviluppatori in modo che abbiano la informazione corretta nel momento corretto, fare in modo che la fornitura di componenti sia sempre più vada sempre più liscia, che non ci siano problemi, che l'approvvigionamento sia sempre puntuale e soprattutto alla fine creare una bill of materials per ogni applicazione che ci permetta di tracciare per ogni applicazione quelle che sono le componenti coinvolte. Ovviamente esiste un metodo per fare questo, qua lo vediamo, e qua che entra in gioco Sonatype, e entra in gioco banalmente, come molti di voi avranno riconosciuto, questa è l'interfaccia di Jenkins, e proprio su questo noi andiamo a lavorare attraverso il Nexus Lifecycle, che sulla schermata sia assolutamente integrato all'interno di quello che è il nostro ambiente, riusciamo a vedere in tempo reale quello che sono le violazioni delle policy e delle e i livelli di vulnerabilità, ovviamente in tempo reale. Questo ci permette di sapere prima di tutto cosa stiamo utilizzando e come lo stiamo utilizzando, e poi ovviamente nel momento in cui noi dovessimo rilasciare qualche applicazione e renderci conto che la sua sicurezza viene messa a rischio da qualche particolare bug, abbiamo la possibilità di andare a intervenire esattamente sul punto che ci interessa, e tutto lo possiamo fare in maniera molto rapida e veloce, perché come vedete sono proprio sul dashboard di Jenkins viene fuori quelli che sono i componenti utilizzati, dove vengono utilizzati e in che applicazioni alla fine vanno ad impattare. Questo significa che nel momento stesso in cui uno sviluppatore ha davanti la sua interfaccia può andare a verificare quello che sta utilizzando e non ha neanche più senso a quel punto andare a pensare al tempo necessario per rimediare all'errore, perché tendenzialmente noi sappiamo già nel momento in cui utilizziamo un componente che cosa ci serve, che cosa stiamo utilizzando e quali possono essere i problemi che eventualmente vengono ad impattare sul nostro software. Oltretutto è molto importante anche capire che nel momento in cui noi abbiamo uno strumento che ci permetta di analizzare quelli che sono tutti i nostri componenti, ci vogliono non più di 5 minuti per creare una bill of materials per quanto riguarda il software. Questo chiaramente ci mette ci dà la grossissima possibilità di avere sempre sott'occhio tutto ciò che viene utilizzato all'interno delle nostre applicazioni, e in questo modo aggiungiamo un livello di sicurezza sempre maggiore rispetto a quanto purtroppo abbiamo visto che sta succedendo attualmente nell'ambito del nostro sviluppo. Detto questo, direi che se, come diceva Maria Chiara all'inizio, ci dovessero essere delle domande, ci saranno tutti i miei riferimenti per mandarmele, di modo che io sarò sicuramente felice di rispondere ad uno e niente, rimango, spero che vi sia stato gradito questo webinar e che vi sia stato utile anche per indirizzarvi eventualmente a quello che possono essere dei nuovi scenari per quanto riguarda lo sviluppo delle vostre applicazioni software. Grazie Federico e anche grazie a Icca. Per scaricare tutti i dati di cui abbiamo parlato potete andare sul sito di Emerasoft e scaricare appunto lo stato del software. Ecco la mail di Federico, federico.pagnotti@emerasoft.com per qualsiasi domanda. Altre domande potete farle scrivendo a sales@emerasoft.com. I contenuti di questo webinar saranno disponibili sul nostro canale SlideShare e il video sul canale YouTube. Per altre informazioni potete anche visitare il nostro sito di Emerasoft e seguire anche i nostri social channels. Grazie a tutti dell'attenzione e ci vediamo al prossimo webinar di Emerasoft. Arrivederci.